Cari amici, rieccoci ancora, buona domenica. E partiamo dalle notizie, partiamo dallo stato di forma, diciamo così, purtroppo di Alexis Lemaitre, perché oggi si è sottoposto agli esami strumentali. Avevamo detto questa mattina che i giocatori venivano sottoposti agli esami domani, però ecco, su Lemaitre hanno voluto anticipare i tempi. Infatti solamente lui ha effettuato appunto risonanza magnetica, mentre gli altri verranno analizzati domani. Mi riferisco a Calabria e Kier, proprio perché pare che l'infortunio di Lemaitre sia molto più grave, insomma, rispetto agli altri due giocatori. Quindi partiamo col dare un in bocca al lupo a Lemaitre, perché il suo 2022 al momento pare essere proprio finito qua. Purtroppo ha avuto una lesione del legamento del ginocchio sinistro, legamento mediale, e evidentemente il suo 2022 per quanto riguarda il Milan finisce qui, perché nei tempi di recupero ci vorranno più o meno un mese e mezzo, 2 mesi, dalle 6 alle 8 settimane. Quindi, poiché il campionato finisce praticamente a metà novembre, si può dire che per quanto riguarda la sua avventura nel 2022 con la maglia rossonera, termina qua. Lo rivedremo praticamente a inizio 2023. Qualche lieve speranza invece per il mondiale, perché lui comunque fa parte della nazionale belga, ce l'ha ancora. Però, insomma, per quanto riguarda l'aspetto del Milan, possiamo dire che finisce qui il 2022 di Lemaitre, per questo problema, per questa lesione al legamento del ginocchio sinistro, al legamento mediale del ginocchio sinistro, quindi il collaterale mediale. E diciamo che non è una bella notizia, ma purtroppo, dopo aver visto le immagini ieri sera, dopo aver visto appunto l'uscita dal campo di Lemaitre contro l'Empoli, c'era un attimo da aspettarsi. La cosa importante è che il giocatore non è stato sottoposto ad intervento, ma si è scelto la terapia anche qui conservativa, e quindi totale riposo, trattamenti che serviranno proprio per guarire prima possibile. Ripeto, per lui una parziale lesione del legamento del ginocchio sinistro, del collaterale mediale, quindi non proprio una bella notizia in vista del proseguimento della stagione del Milan. E però ecco, Stefano Pioli ci ha sempre abituato a nuove soluzioni. Vedremo, anche perché Messias dovrebbe comunque tornare. Per quanto riguarda gli altri giocatori, possiamo dare un po' di aggiornamenti, perché Origi sta meglio, passi avanti per Origi. Giocatore belga, oggi si è allenato parzialmente con il gruppo, quindi questo fa ben sperare per il rientro prima possibile dell'attaccante ex Liverpool. Per quanto riguarda invece Theo Hernandez, anche oggi ha svolto l'allenamento personalizzato. Domani sapremo di più sulle condizioni di Kier e di Calabria, soprattutto Kier, perché rispetto a Calabria ha avuto un infortunio un po' più lieve. Sarebbe importante riavere avere Kier in Champions, in modo da poter spostare Kalulu a destra. In questo caso, con la mancanza di Kier, insomma, Kalulu e Tomori dovrebbero giocare centrali, e a destra, senza Florenzi e senza Calabria, o gioca Dest o ci sarà l'adattamento di qualche altro giocatore. Vedremo un attimo, perché la situazione per quanto riguarda la trasferta di Londra contro il Chelsea non è proprio semplice dal punto di vista degli infortuni. In questo video però ovviamente vogliamo parlare di Rafa Leão, giocatore determinante, giocatore da trattenere assolutamente. Bisogna fare qualcosa per rinnovare il contratto a Rafa Leão, bisogna fare qualcosa per trattenere questo grandissimo talento. Anche ieri contro l'Empoli ha fatto praticamente tutto lui, ha avuto nel primo tempo una grandissima chance per segnare su bellissimo assist di De Ketelaere. Ecco, su De Ketelaere è vero che deve essere più incisivo, però se lì
Leao fa gol, noi segniamo assist di De Ketelaere, quindi anche un po' sfortunato da questo punto di vista perché i suoi suggerimenti vincenti purtroppo non vengono trasformati in gol. Rimaniamo su Leao, giocatore eccezionale, è cresciuto tantissimo tecnicamente, fisicamente, lo vedete quanto è forte anche dal punto di vista dello sprint, della partenza nella corsa, dal punto di vista anche fisico, è un giocatore che è cresciuto molto anche a livello muscolare ed è molto complicato sottrargli il pallone. Ieri sul gol del 3-1 è stato stratosferico, è partito da centrocampo, ha praticamente bruciato i due difensori dell'Empoli, è arrivato al limite dell'area, ha fatto questo pallonetto su Vicario con tutta la naturalezza del caso, quindi questo fa proprio capire quanto sia forte. C'è uno strapotere fisico da parte di Rafa Leao, ma anche tecnico su tutto il resto della Serie A. Praticamente si può dire che in questo momento Rafa Leao è assolutamente il giocatore più forte della Serie A a livello anche di potenziale. È cresciuto tantissimo, questa è la sua quarta stagione, quarta annata, insomma, giocatore che in effetti nei primi 2 anni aveva un po' stentato al Milan, aveva un po', come dire, avuto delle problematiche, di continuità. Ora invece sembra essere un giocatore assolutamente affidabile e quando c'è Leao si nota, perché è un giocatore che sforna gol e assist ogni partita. Pensate che contro l'Empoli ha realizzato la sua quarta marcatura e il suo quarto assist in Serie A, quindi 4 gol e 4 assist in appena 7 partite. Quindi viaggia con una media superiore al gol o l'assist in una partita di calcio. E dal punto di vista numerico, meglio di lui hanno fatto solamente Messi e Neymar. Quindi si può dire che in questo momento Leao ha dei numeri eccezionali, incredibili. Non lo scopriamo di certo ora, è vero. Ma per quanto riguarda il tifoso del Milan, interessa sempre la questione del rinnovo del suo contratto che scade a giugno 2024. Ecco, bisogna fare di tutto per provare a trattenere il giocatore portoghese, perché a livello tecnico il Milan potrebbe anche venderlo e magari prendere due o tre sostituti al suo posto, due o tre giocatori. Come si dice molto spesso, si può rifare gran parte della rosa, no? Vendendo un giocatore a 100-120 milioni. Però il fatto è che un giocatore dalle sue qualità è difficile da trovare sul mercato, e se lo trovi lo paghi comunque tanto. Quindi tanto vale tenersi in rosa un elemento come Leao, che sta benissimo a Milano, è molto legato alla tifoseria, alla città. L'hai aspettato, l'hai fatto crescere, l'hai fatto esplodere, perché ora è incontenibile Rafa quando parte, ma in generale durante una partita è giocatore mostruoso, un livello superiore rispetto alla media, rispetto alla norma. E allora tanto vale fare questo sacrificio economico per tenerlo al Milan, fare questo sacrificio economico per farlo diventare uno dei giocatori più importanti anche per il futuro del Milan. Ecco, diciamo che in questo video non è che vogliamo fare un appello, perché non siamo nella posizione di farlo, perché non siamo praticamente nessuno da poter suggerire al Milan di spendere soldi in più per l'ingaggio di Leao. Però attenzione a quando vengono fatti i calcoli, perché il Milan può anche vendere Leao a 100, 120, 130 milioni. Però è anche vero che andare a prendere un giocatore dalle sue qualità in questo momento in Europa lo strapaghi comunque tanto. E quindi alla fine, a parità di cose, potresti anche pensare di fare un sacrificio economico per trattenere il giocatore a 6, 6,5, 7 milioni, accontentarlo da questo punto di vista, e quindi poi crescere insieme a Leao, proseguire insieme a Leao. Un giocatore fenomenale che va assolutamente rinnovato, va trattenuto. E quindi vedremo anche come si svilupperà questa partita sul mercato, oltre che sul campo giocato. Sul campo da gioco, Leao ha fatto già vedere di essere fortissimo, perché oltre ai 4 gol, ai 4 assist,
in campionato, in Serie A, in 7 partite, bisogna aggiungere anche gli assist in Champions League, perché anche lì Leao è diventato determinante. Ricordate gli assist per il gol di Salemakers contro la Dinamo Zagabria o contro il Salisburgo. Ecco, aggiungiamo ulteriore valore a questo ragazzo che non solo è determinante in Italia, ma sta cominciando ad essere importantissimo anche in Europa. Quindi il Milan ci deve pensare bene, va assolutamente trattenuto, perché una volta che il Milan ha un giocatore così forte, un campione da questa levatura tecnica e caratura internazionale, è giusto provare a trattenerlo in tutti i modi.